Segnale News. Appuntamento con le notizie dall'Italia e dal mondo su Per Te Online. Ancora buona giornata dalla redazione, la pagina della cronaca. Vincenzo Paduano, 27 anni. È lui il ragazzo tratto in stato di fermo dagli agenti della squadra mobile di Roma dopo il ritrovamento del corpo senza vita, lo vedete, di Sara Di Pietrantonio, 22 anni, trovata semicarbonizzata nei pressi della sua auto in fiamme in via della Magliana, alla periferia di Roma. Tra i due era da poco terminata una relazione sentimentale. Per il momento l'accusa per il giovane è quella di omicidio volontario. Ancora la pagina della cronaca: si uccide al termine di una lite con il marito, protagonista del dramma, una mamma di 27 anni, abitante nel Vicentino. Dalla coppia sono nati due bambini di 6 e 4 anni. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, la giovane mamma, dopo la lite con il marito, si sarebbe chiusa nel bagno dove si è impiccata. Ancora la cronaca: tempo d'estate, purtroppo iniziano le follie contro gli animali. Un cane randagio, pensate, è stato chiuso in un sacchetto della spazzatura e legato ad un palo sotto il sole. Tutto accaduto nei pressi di Piazza San Silvestro a Roma. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti a trarre in salvo il cane. Fortunatamente sono state le guardie zoofile dell'EMPA della capitale. Ora ci occupiamo di una vicenda che sta facendo parlare molto nel corso delle ultime ore e sono certo farà parlare anche voi ora che l'ascolterete. Protagonista è Valentina Piccini, 34 anni. La donna è finita nel mirino delle critiche. Vedete, pregherei Davide De Santis di mettere a tutto schermo l'immagine. Dicevamo, la donna è finita nel mirino delle critiche per una foto apparsa sul suo profilo Instagram mentre allatta il figlio di appena 18 mesi. Una foto che ha scatenato commenti molto forti contro la giovane mamma. Insomma, se ne sentono e se ne vedono di tutti i colori ogni giorno, soprattutto sul web. Io non voglio entrare nel merito dei pensieri degli altri, però insomma c'è da dire, mi verrebbe da dire che probabilmente non c'è immagine più bella di una mamma che allatta il proprio bambino, un'immagine veramente bella. Poi gli altri facciano come credono. Concludiamo con una notizia che arriva dal mondo dello spettacolo, fate voi, la vedete. Lei è Talin Abu Anna, 21 anni, cristiana araba, è stata eletta a Tel Aviv Miss Trans 2016 di Israele nel primo concorso di bellezza del genere. Ha sbaragliato la concorrenza di altre 11 candidate. Abu Anna è ballerina di danza classica e moderna ed ora rappresenterà Israele nella competizione Miss Trans International in programma a Barcellona a settembre. Era questa l'ultima notizia per questo appuntamento informativo, ci risentiamo più tardi. Segnale News.